Salve a tutti, siamo alla lezione numero 30 e parleremo delle dominanti secondarie. Il termine dominante secondaria si applica ad un accordo che, opportunamente alterato, diventa momentaneamente settima di dominante di un accordo che non è il primo grado. Vediamo un esempio senza dominante secondaria. In Do maggiore. Adesso con lo stesso basso inserirò una dominante secondaria. Eccola qua, una dominante secondaria di Sol. Poi ritorna a Do maggiore. Un altro esempio. Qui abbiamo il basso che fa Do diesis, su questa nota si costruisce l'accordo di settima di dominante secondaria e poi ritorna a Do maggiore. Lo scopo delle dominanti secondarie è di arricchire la gamma dei suoni disponibili nella tonalità in cui stiamo lavorando. L'uso di un'alterazione che trasformi un accordo in settima di dominante può far pensare a una modulazione. Nonostante il principio rimanga lo stesso, quando l'alterazione scompare poco dopo non si parla di modulazione, bensì di tonicizzazione o di modulazione passeggera. Ogni grado della scala può diventare fondamentale di una dominante secondaria e risolverà alla quarta superiore o alla quinta inferiore. Faccio un esempio. In Do maggiore, primo, quinto, altero il quinto, costruisco la dominante secondaria di La minore. Poi ritorno a Do. La dominante secondaria è spesso usata quando alla fine di un periodo musicale si trova il quinto grado seguito dal segno di ritornello. Ebbene, quel quinto grado potrà essere preceduto della sua dominante secondaria, il secondo grado in settima di dominante. Vediamo l'esempio. Ecco, questa è la dominante, ottava misura, preceduta dalla dominante secondaria. Poi ritornello. Ritorna alla tonica. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.